Vai. Sì, vai tu, Fra. Allora, Fra, una partita difficile, il risultato non vi premia, però qualcosa di buono esce oggi. Ma esce, secondo me, l'atteggiamento, esce il fatto che non abbiamo mollato mai, esce il fatto che probabilmente meritiamo qualcosa in più per la fatica che abbiamo fatto, per il fatto che siamo riusciti a stare compatti anche nei momenti di difficoltà. E comunque stiamo lavorando tanto, duro, bene, e sono sicuro che questo periodo un po' così finirà. Diciamo che anche oggi, come la partita prima, come quella prima, le piccole cose fanno la differenza. Che se poi andiamo a rivedere i gol, da dove nascono, le piccole cose fanno la differenza. Ecco, l'episodio che ha cambiato la partita è stato ovviamente il rigore con espulsione dal campo. Come l'avete visto? Ma io ti dico, non so se c'era rigore, ma ti metto di no, metto che era in marcatura e che è arrivato a contrasto. Poi sull'espulsione, anche lì, non avendo visto bene l'episodio, non lo so, potevamo evitarlo perché nasce da una rimessa laterale e forse se fossimo stati un po' più attenti su quella da lì dove è nata, magari sarebbe cambiata la partita. Tu sei varesino, hai un film in particolare con la città, con i tifosi che ti rispettano, si stimava sempre anche per quello che hai dimostrato. In questo momento cosa puoi dire tu che conosci quella gente e anche la città e anche chi segue il Varese? Ma li capisco che siano delusi dai risultati, ma posso assicurare a loro e a tutta la città che noi comunque ci stiamo male e non la prendiamo alla leggera, noi ci dormiamo, stiamo cercando di tirarci fuori in tutti i modi, ma il nostro unico modo è lavorare a 200 all'ora tutti i giorni e metterci la testa, e in questo momento è così, mezza cosa purtroppo va male. Probabilmente dobbiamo essere ancora più bravi a limare quelle piccole cose che poi fanno una grande cosa. E dobbiamo stare uniti e continuare, tra virgolette, a stare tranquilli e lavorare serenamente, e sono sicuro che ne usciremo. Grazie.